Siamo in piazza Principe Amedeo all'ingresso di casa Cimarosa, ingresso secondario voluto dall'amministrazione comunale. Sì. Perché? Allora, innanzitutto non voglio prendere meriti che non siano miei, questo ingresso è stato voluto dal sindaco Domenico De Cristoforo e realizzato grazie all'intervento del collega vice sindaco ingegnere Michele Ronza, perché hanno dovuto chiedere una serie di autorizzazioni alla sovrintendenza dei beni culturali e quindi fare anche una variante al progetto per avere l'autorizzazione. Dal punto di vista di assessorato alla cultura, questo intervento è stato anche richiesto perché così facendo abbiamo l'insula cimarosiana, casa di Domenico Cimarosa, teatro Cimarosa e lì abbiamo la chiesa di Sant'Audeno dove è custodito il certificato di nascita di Domenico Cimarosa. E quindi questa porta è stata voluta e desiderata proprio per far sì che qui possa nascere l'insula cimarosiana. Ma su questa porta ci sono state polemiche. A questo proposito voglio chiedere a Giuseppe Lettieri, il nostro direttore artistico, del Festival Cimarosiano, se sono giustificate. No, sicuramente no, ma Aversa è un po' la città delle polemiche su tutto e su tutte le cose che si fanno. La porta è stata un'intuizione geniale perché permette una fruizione diretta con tutta la zona, poi se vogliamo non solo quella del teatro ma dell'intera piazza municipio, e infatti ieri all'inaugurazione è stata molto apprezzata dai tanti presidenti di associazioni che sono arrivati qua. Però la porta era un momento fondamentale e doveva essere ovviamente un corpo moderno perché essendo un'aggiunta al palazzo l'autorizzazione ovviamente la sovrintendenza chiede che sia non in stile con l'abitazione, altrimenti creeresti un falso. Del resto anche al Louvre di Parigi abbiamo una piramide di cristallo, non vedo perché una porta di cristallo debba creare problemi qui nella città di Aversa. Ma qualcuno ha parlato addirittura di impossibilità di uso da parte dei disabili, quindi che non sarebbe a norma. La porta per l'accesso ai disabili, la casa è strutturata. L'accesso per i disabili è da via Cimarosa, lì c'è anche la pedana per l'eventuale sedia a rotelle, la carrozzella, e c'è poi anche l'ascensore, quindi la casa è accessibile ai disabili, è accessibile a tutti. Quindi per un disabile si entra da quel portone, che è il portone principale che poi affaccia su via Cimarosa, e utilizzando il montascale può tranquillamente aggiungere i piani superiori. Questo montascale porta fino al primo piano, dal primo piano all'auditorium invece che ora ci accingiamo a visitare, quello abbiamo inaugurato ieri sera, c'è il montacarichi appunto finalizzato a far salire le persone che hanno difficoltà. Abbiamo e la chicca finale che dal 27 maggio fino ad oggi abbiamo posto qui e ci consentirà appunto di accedere all'ultimo piano che abbiamo recuperato. Come potrai vedere sulla balaustra di cristallo sono incise le note del matrimonio segreto di Domenico Cimarosa. Anche qui i nostri tecnici, il nostro assessore ai lavori pubblici hanno veramente dato il meglio di loro. Grazie anche e soprattutto all'architetto Peppe Menale del Comune, che è stato nominato RUP, e alla direttrice dei lavori Barbara Rapa. Lì invece, ce lo mostra il nostro direttore artistico, abbiamo il montacarichi che consentirà a chiunque che abbia difficoltà motore di aggiungere il piano superiore. Dal primo piano all'ultimo piano di casa. Allora, entriamo nella casa. In questa prima stanza, dove vi stai, che è stata, come dire, sventrata affinché si possa realizzare l'uscita qui, qui su verrà posto l'assessorato alla cultura, quindi diventerà una sede distaccata rispetto al comune di Aversa dell'assessorato alla cultura, in maniera tale che la casa anche con i dipendenti e i custodi del comune sia sempre aperta. Questa è l'idea dell'amministrazione comunale e che quindi da qui a qualche giorno, come in questa stanza, sarà sede dell'assessorato. Siamo al primo piano lato piazza Principe Amedeo, sul terrazzino appunto della casa Cimarosa. Come puoi vedere qui c'è l'affaccio diretto sul teatro Cimarosa e sulla villa comunale, e qui giù stanno proseguendo appunto i lavori
per i sagrati delle 100 chiese, in questo momento il rifacimento, la cassa armonica, e da qui a qualche giorno anche questo chioschetto verrà ripristinato, perché è stato assegnato come info point. Dall'altro lato invece vediamo il cortile della casa, appunto il Domenico Cima Rosa, qui dove il 27 maggio facemmo appunto l'inaugurazione della casa, mentre ieri sera abbiamo inaugurato per l'appunto quella porta e la parte superiore della casa che ora ci apprestiamo a visitare, dove appunto è stato collocato l'auditorium dove si è tenuto l'evento di ieri sera e si terranno gli eventi per tutta questa settimana dal 17 al 22, che si chiama per l'appunto questa manifestazione Cima Rosa Open House, quindi la casa Cima Rosa aperta alla città grazie appunto all'impegno dell'amministrazione coadiuvata dal direttore artistico Giuseppe Lettieri, che in 5 giorni porterà qui una serie di territori che sono destinati a che cosa? Allora, la mostra c'è la sera. Ieri sera abbiamo esposto in queste teche le donazioni che sono state fatte dai cittadini avversari, dei cimeli di Cima Rosa, perché la nostra giunta appunto ha deliberato che chiunque voglia donare qualche cimelio ricordo di Domenico Cima Rosa può farlo o anche darlo incomodato d'uso, e noi appunto metteremo come amministrazione una targhetta vicino alla teca dicendo cosa è stato donato e da chi. Verrei che ieri sera abbiamo già ricevuto la prima donazione ed è stata, come dire, messa in mostra dal sindaco, la vedremo sopra. E la vedremo sopra da parte dell'artista Carlo Capone. In questa teca abbiamo esposto quello che è stato fatto dalla nostra amministrazione comunale e dall'assessorato ai lavori pubblici dei Case Cima Rosa, com'era quando abbiamo iniziato i lavori, così nell'anno 2016, a così com'è oggi, quando appunto è stata inaugurata nella sua integrità. Per quanto riguarda i tempi, il restauro di Case Cima Rosa, quanto è partito concretamente? Il percorso è stato molto lungo. Diciamo che è iniziato per un primo step alla fine degli anni 90, iniziò con la fine della consigliatura Ferrara, ma con Gennaro Colia, però l'impulso forte poi è stato dato adesso negli ultimi 2 anni, quando con l'amministrazione De Cristofaro si sono recuperati anche dei fondi regionali, quindi con l'assessore Michele Ronza si sono veramente interessati e hanno accelerato, quindi in 2 anni abbiamo avuto finalmente la restituzione di questo gioiello, che in realtà era una casa disabitata dalla fine degli anni 70, dal terremoto dell'80. Sì, perché prima c'era una scuola pure. No, c'erano degli inquilini qui all'interno che abitavano, li ho conosciuti anche, c'erano delle persone che abitavano ed era dell'ente Moretti, che poi è stato assorbito dal comune nel 72, quindi erano, diciamo, poi era diventato talmente fatiscente il luogo che non poteva essere più abitato, e la casa quindi è stato l'impulso negli ultimi 2 anni, e finalmente Aversa ha la casa del grande ed illustre concittadino Domenico Cima Rosa, che qui vediamo nel busto. Questo è un busto e il controbusto di quello marmoreo che si trova nella Santissima Trinità su un bozzetto dell'Ottocento. E quanto è costata nel complesso questa ristrutturazione? Col terzo accordo quadro firmato appunto dal sindaco e dal vice sindaco nella qualità di assessore ai lavori pubblici, abbiamo dato il via al rush finale per i lavori di Casa Cima Rosa, che sono costati dall'A alla Z, ecco la domanda che facevi prima, 657.000 euro, IVA compresa, oneri compresi e anche arredi inclusi. Quindi qui ci saranno degli arredi che ancora non sono stati conosciuti? No, gli arredi sono quelli che vedi, perché la quota parte in un progetto ovviamente di restauro e di recupero conservativo architettonico, ovviamente la quota parte di arredi è stata veramente poca, se non ricordo male abbiamo avuto circa 18.000 euro IVA inclusa di arredi. E quindi in pratica in tanti anni si è speso fondamentalmente, possiamo dire, che si è speso poco. Se sì, vogliamo, assolutamente sì. Perché se parliamo di 657.000 euro, IVA inclusa, io ritengo che oggi come oggi con i costi non si fanno, che qualche appartamento in centro città così grande non si potrebbe restaurare, veramente, quindi è stata fatta una grandissima opera da parte della ditta.
Devo dirti che ovviamente qui ci sono anche dei servizi tecnologici, abbiamo un antifurto video collegato anche con la caserma dei carabinieri e con il commissariato. Abbiamo riscaldamenti fangoil in tutte le stanze e nonché ovviamente queste luci sospese che sono state anche queste autorizzate. Considerando che come assessore alla cultura oggi lei fa parte di un'amministrazione dove c'è un Domenico alla guida, è vero, e che è stato con un altro che ha cominciato questo lavoro che pure si chiamava Domenico, possiamo dire che questa è proprio la casa di Domenico. È vero, complimenti. Cimarosa, complimenti. Sempre Domenico, insomma. Assolutamente. Se non ci fossero stati tutti questi Domenico, forse ad Avessa non avremmo visto questo restauro e non potremmo godere noi e tutti i cittadini avversari e non di questo fantastico bene. Ecco, visto che parliamo di godere di questo bene, la destinazione, se ne è parlato di tutti sì, i colori, sì, qual sì, è sì. Poi la vera intenzione che ha l'amministrazione attuale? Questa sarà una casa museale, sarà un laboratorio delle associazioni socio-culturali cittadine, sarà una casa che accoglierà i masterclass. I masterclass sono delle lezioni fatte appunto da maestri master che previo pagamento di una quota, di un corrispettivo, insegneranno ai loro alunni dei vari conservatori. E va tenuto premuto il pulsante e ci accompagnerà all'ultimo piano di casa Cimarosa, che è stato recuperato alla nostra città. Eccoci. E qui c'è la rampa d'accesso che permette di entrare a tutti nella sala dell'auditorium. Qui abbiamo l'autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco per 90 posti. Le sedie sono state donate ed annesse al patrimonio comunale dall'associazione sportiva dilettantistica Podistica Normanna. L'associazione Podistica Normanna, d'intesa con l'assessorato allo sport e alla cultura, durante la maratona che fu fatta a giugno del Miglio, hanno raccolto i fondi. Quello che ti sta facendo vedere Lettieri è il videoproiettore. E questo quadro, questa opera ci è stata donata. Allora, questa è un'opera del bravissimo pittore aversano Carlo Capone, che è un foglio di San Lorenzo, vedete, consiglio del 16 aprile del 1930, un foglio antico recuperato, e sopra c'è dipinto il Domenico Cimarosa come lo vedeva Antonio Canova, perché questa è la riproduzione del busto di Antonio Canova dedicato appunto al nostro Cimarosa. Antonio Canova sappiamo che è uno dei più grandi scultori della fine del Settecento e dell'Ottocento italiano, e Antonio Canova riproduce in marmo il busto del grande Cimarosa, e qui abbiamo una riproduzione donata appunto dall'artista. Dove che si trova questo busto di Antonio Canova? Ai Musei Capitolini a Roma. Questo Domenico Cimarosa è diverso come aspetto rispetto alla statua che vediamo all'ingresso. Sì. La statua che vediamo all'ingresso invece è un bozzetto fatto da un amico di Cimarosa agli inizi dell'Ottocento, dopo che era morto Cimarosa, e questo bozzetto doveva essere fatto un monumento, non fu fatto, e dopo col comitato parrocchiale con Don Michele Salato decidemmo di realizzarlo in marmo di Carrara, grazie alla donazione del comitato Pro Cimarosa, della congrega di San Ciro e di tanti amici che ci hanno aiutato, delle associazioni. Abbiamo realizzato questo busto in marmo di Carrara, che comunque ha anche un bel costo, però, e si può ammirare nella chiesa della Trinità, proprio vicino a dove c'è anche custodito l'atto di battesimo di Cimarosa. Ma non dimentichiamo, questa sarà la casa della musica, dell'arte, della cultura cittadina, e quindi largo spazio anche ci sarà per gli Ommelli, per Andreozzi e per tutte le altre iniziative delle associazioni. Assessore, un'ultima cosa, visto che stiamo parlando di monumenti, ecco, l'amministrazione ha pensato di restaurare quel monumento a Cimarosa
che si trova alla stazione, dove manca giusto la mano destra a Cimarosa, che è una cosa importante, la mano destra per lui. Assolutamente sì, la nostra amministrazione ha già in programma il restauro di quell'opera d'arte che è stata posta lì come biglietto da visita della nostra città, all'ingresso appunto della nostra città, e da qui a qualche mese inizierà tutto l'iter, perché anche lì è necessario avere l'autorizzazione della sovrintendenza ai beni culturali.